Una grande soddisfazione, l'abbiamo costruito in particolare discutendo con l'ambasciata americana, con un'iniziativa, Fernando Napolitano che è portatore di questa buona pratica, si chiama BEST. Fulbright è una grandissima, di grande tradizione formativa per la parte imprese e quindi significa che noi mettiamo anche l'ultimo tassello, abbiamo fatto tanto per il capitale umano, ultimamente abbiamo presentato i 50 milioni di euro per il sistema universitario, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione medica. Aggiungiamo questo segmento alto che riguarda l'impresa, la formazione dell'imprenditore sullo startup innovativo, quindi sulle imprese, sulle buone idee, che devono avere poi però il mercato giusto, quindi devono andarsi a confrontare con il mondo, in questo caso Silicon Valley, in California, lavorare in un'università californiana dove le start-up nascono, dove ci sono i capitali anche di investimento, però questo significa che ci deve essere un ritorno, un modo per dire ai cervelli confrontatevi con il nostro sostegno nel mondo, girate, rafforzate la vostra impresa, ma qui deve rimanere la produzione e la ricerca che per noi è fondamentale. Quindi insomma è una buona iniziativa, siamo contenti di essere la prima regione nel Mezzogiorno a sostenerla, dopo la Toscana e l'Emilia, e quindi insomma andremo avanti con questo progetto puntando sui giovani e sul capitale umano.